Grazie per essere venuto. Ancora non riesco a crederci. Beh, in realtà non è la prima volta che mi sbattono fuori da un paese. Di solito, quando i militari vogliono fare del male alla popolazione. È tutto cambiato. Questa guerra è arrivata al capolinea e non avremo più modo di parlare. Voglio ripagarti per il tuo aiuto e posso farlo in un modo soltanto. Informazioni. Eccole. APR e UFLL hanno dichiarato una tregua, finalmente insieme, eh? E invece una pessima notizia. Hanno unito le forze e in cima all'ordine del giorno c'è la repressione della rivolta. Hai capito di quale parlo? Quella in corso proprio ora alla vecchia prigione. Ne sono sicuro, è colpa dello sciacallo. Ma immagino che ora tutti debbano scegliere una fazione, niente più spettatori, me incluso. Ci hanno detto che possiamo andarcene, ma io non voglio. È la mia ultima guerra, vada come vada. Sono africano, è la mia patria. E devo fare qualcosa per la mia famiglia, mia moglie Michela e la mia bambina. Se mi dovesse succedere qualcosa, assicurati che ricevano questa. L'indirizzo è all'interno. Ti auguro di trovare lo sciacallo.